Grande successo di pubblico per la 21esima edizione di Papà ti salvo io. La manifestazione, che si è svolta presso lo stabilimento Mila di Pescara, è rivolta in modo particolare ai bambini per aiutarli a evitare i pericoli e ad apprendere le tecniche per affrontare al meglio eventuali difficoltà in acqua. Sì, una manifestazione stupenda. Ringrazio la Società Nazionale di Salvamento che ha organizzato un'iniziativa che tutti quanti ci porteremo nel cuore, ma questi bambini, questi ragazzi sono certamente affascinati dal mare, ma da questi cani, dall'elicottero, dalle moto d'acqua, hanno visto cose che generalmente non si vedono. I pescaresi e i turisti che sono qui a Pescara, perché ne sono tantissimi, quest'anno abbiamo avuto un boom incredibile. Oltretutto voglio ringraziare tutti coloro che fanno parte dell'Associazione Nazionale di Salvamento, perché non abbiamo avuto un problema, perché ci hanno garantito, ci hanno tutelato, ci hanno fatto stare tranquilli, ed è questo lo spirito del mare, della spiaggia, la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, tutti quanti insieme garantiamo un'estate tranquilla come quella che stiamo vivendo. Beh, questa volta è svolta qui a Pescara, è un tour che si esegue in tutta Italia. Ieri siamo stati a Vasto e adesso tra poco accoglieremo tutti i bambini qui presenti, dove daremo loro innanzitutto dei cappellini, sarà insegnato a tutti i bambini presenti le regole per un bagno sicuro. Di fronte all'autorità, la madre di questo evento, la Guardia Costiera di Pescara in questo caso, poi ci sarà la promozione finale e poi saranno tanti colpi di scena che vedrete qui dal vivo. Veramente delle emozioni forti portate qui a Pescara. Attraverso l'educazione abbiamo fatto una giornata di festa. Queste iniziative si possono fare sulle spiagge, ma si fa grande perché la volontà dei titolari degli stabilimenti balneari è questa, è quella di stare in mezzo alla gente, socializzare, prevenire prima di tutto. Fare queste iniziative significa educare le persone ad andare in acqua, e andare in acqua bisogna avere rispetto. I balneatori sono stati i primi, continuano a fare questo servizio, la Società Nazionale Salvamento è quella che li forma, la società Lifeguard di Pescara è un'organizzazione all'avanguardia, ne sono fiero, ne sono orgoglioso, perché questa società di Pescara si sta promuovendo in tutto il territorio nazionale.